Ciao ragazzi e benvenuti a questo tutorial della Gravity School. Oggi vi diremo come il nostro concetto di arco di tenuta. L'arco di tenuta serve per creare un legame tra voi e la bicicletta il più saldo possibile, ma che vi permetta al tempo stesso di conservare la mobilità. In tantissimi casi noi vediamo il rider che guida in questa posizione, quindi spezza l'arco di tenuta. L'arco di tenuta in questo caso è spezzato nella parte del gomito. Ritornando sul concetto di arco, come definiamo un arco di tenuta? Quando c'è una comunicazione tra le varie giunture, quindi polso, gomito, spalla, spalla, gomito, polso. In questo caso il mio arco di tenuta è ottimale perché sto scaricando tutto in maniera, aiutami Delpo, in maniera uguale, sì, in egual misura, in maniera diretta, senza creare dei punti deboli, come in questo caso può essere il gomito. Cercate di mantenere, per sentire un arco di tenuta ottimale, cercate di sentire la bicicletta attivando i pettorali, cioè già se fate così e andate avanti, vedete che sforzano le spalle, sforza il tricipite, magari può sforzare il polso, mentre se mantenete una postura di questo genere, con il busto abbastanza eretto e il gomito aperto il giusto, voi sentite che direttamente lavora il pettorale. Il pettorale nella parte del tronco superiore del corpo umano è un muscolo molto grosso, forte e importante, mentre se girassimo così useremmo principalmente i tricipiti e la parte solo bassa del pettorale. Quindi, ricapitolando, per avere la massima agilità nei movimenti, perché dopo noi non dobbiamo sempre stare statici, ma dobbiamo guidare in un trail, quindi muovere la bicicletta sotto di noi, girare il manubrio, mantenete questa postura che vi permette un movimento ottimale senza andare a creare degli attriti o delle possibilità di incappare in gravi errori con anche gravi conseguenze, perché ricordiamo, se voi girate in questa postura, e ce n'è veramente tanti, magari scendendo da un gradone o in una forte compressione, i tricipiti e il basso pettorale possono non sorreggere il carico, la compressione che voi avete in quel momento, mentre se guidate in questa postura il pettorale riesce a far fronte a quel tipo di situazioni. Ciao e alla prossima!